What's up guys, io sono TNT e Christian in questo momento è sotto 3 strati di fondotinta, 2 di correttore, 3 di colla, 2 di mastice e facciamo anche un pochino di cipriam, giusto un pochino di blush, un pochino di queste cose. Tornando seri, in questo video qua mi vedete in questo panno un pochino diverso rispetto al solito perché voglio andare a testare in una maniera particolarmente estrema la nuova palette di Clio Makeup, Clio Makeup Shop. Un sacco di voi mi hanno chiesto di recensirla e dal momento che ho pensato, di sicuro tutti la recensiranno con un trucco beauty, un trucco easy e tutto quanto, voglio un po' vedere fino a dove può arrivare questa palette qua, quindi se si può utilizzare per un trucco drag, naturalmente un trucco drag molto molto nude, però comunque sempre drag. Spero che questa palette qua in questi panni mi soddisfi, adesso la andremo a provare insieme, a realizzare il make-up insieme e poi alla fine del video vi dirò i miei pareri personali su questa palette, packaging, prezzo, qualità del pigmento e tutto quanto. Ok, come prima cosa vado a togliere l'eventuale correttore che è andato tra le pieghe, che l'ho messo bagnato e non l'ho fissato per riuscire a far uscire per bene tutto il pigmento da questa palette. E adesso vediamo che pennello posso usare. Un pennello pulito, grazie. Allora, con un pennello a lingua di gatto del genere, adesso vado a prendere il colore brownie, questo qui, e in modo easy non si vede nulla, è una transition shade, quindi non si vede praticamente nulla, molto bene. Normale. Ah, ok, no, si vede un po' di più. Ok, stavo dicendo, con questo pennellino qua e il colore brownie vado a iniziare il mio makeup andando ad applicare questo ombretto sotto praticamente il mio sopracciglio e poi allungando tutta la forma verso l'esterno seguendo la linea del mio contouring, che è molto naturale. Durante questa fase qua non mi vado a preoccupare di come sto applicando l'ombretto perché lo andrò a sfumare successivamente, quindi in questo momento qua vado semplicemente a stenderlo e poi con un pennello da sfumatura vado a sfumare il tutto. Inizio a sfumare il mio ombretto. Ah, comunque ho già realizzato la mia base da drag e anche le sopracciglia per il semplice fatto che dall'ultimo video drag che ho fatto nulla è cambiato, se non per quanto riguarda la questione copertura sopracciglia e altro sopracciglio disegnato completamente. Però per quanto riguarda prodotti e tutto quanto è tutto rimasto uguale all'ultimo video che vi lascio qui nelle schede, quindi se volete andare a vedere come faccio la mia base da drag andate semplicemente a guardare quel video e sarete contenti. Per quanto riguarda la copertura delle sopracciglia, voglio aspettare a farvi vedere come la faccio perché voglio cercare di migliorarla il più possibile. Adesso mi piace come la sto facendo, però non mi soddisfa al 100.000%. Non lo so, devo un po' vedere come verrà in video, in fotocamera, e se mi piacerà magari al prossimo tutorial drag vi farò vedere come copro i miei furetti sulla faccia. Quello che sto notando dal pan in questo momento, dalla palette, è che c'è un pochino di kickback, quindi un pochino di pigmento va fuori sul pan in giro per la palette. Personalmente è una cosa che non è che mi faccia tanto arrabbiare, cioè non mi dà per niente fastidio come cosa, perché tenete conto del fatto che io amo la subculture di Anastasia Beverly Hills, che è stata un sacco odiata. Uno per il kickback, due per il troppo pigmento, quindi fate voi, io amo quella palette, quindi questa roba qua non mi dà per niente fastidio. Ok, continuo a sfumare brownie fino a che non arriva all'intensità desiderata e devo dire che si sta scolpendo particolarmente bene come colore, non è un colore di transizione tanto easy come mi stavo immaginando alla prima applicazione, quindi I'm liking it. It's not that bad. A questo punto qua direi di andare a prendere il colore drama, because we like a little bit of drama, con lo stesso pennello che ho utilizzato da sfumatura di prima e inizio molto molto leggermente a scurire tutta la mia sfumatura e vado a portare questo ombretto tutto in questa zona qua, quindi dalla mia piega dell'occhio e anche poi in basso verso questo punto qua, quindi vado a portare drama praticamente dappertutto. Allora, so far niente fallout e questa cosa mi sta piacendo, meno male che non c'è fallout perché il kickback sulla palette mi stava facendo un pochino preoccupare, però niente fallout, like... Ok, una volta finito di sfumare drama mi sono messa a provare un pochino Gotham su questa zona qua per vedere se fosse un nero abbastanza abbordabile per quanto riguarda il trucco drag, perché questo qui non è un vero e proprio nero, è un nero non assoluto, quindi per il mio tipo di trucco che faccio quando sono in drag mi serve un nero molto 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 intenso, e quello che ho capito mentre che lo sfumavo è che tanto praticamente ci devo andare sopra con un eyeliner perché non sarà mai abbastanza nero da dirmi non c'è bisogno che ti metti un eyeliner per avere tipo il buco nero sull'occhio.
occhio. Quindi quello che ho fatto è semplicemente prendere lo stesso pennello che ho utilizzato. Non lo trovassi. Prendere lo stesso pennello che ho utilizzato per andare a sfumare Drama e semplicemente applicare Gotham su tutta la parte finale del mio occhio. E per quanto riguarda la linea qui dalla mia palpebra mobile, vado semplicemente a seguire la linea che fa il mio sopracciglio. Non vado a coprire tutta la mia palpebra mobile, ma vado semplicemente in questo modo qua a schiacciare quella che sarà la linea del mio eyeliner. Quindi in questo modo, dal momento che non ho coperto tutta la mia palpebra mobile, il mio occhio sarà ancora più liftato verso l'alto, verso l'esterno, verso quello che è. Devo dirvi che comunque questo nero qua, nonostante non sia un nero super nero, non mi dispiace affatto come si sfuma e come rende la sfumatura, lo scuro. Con movimenti circolari e particolarmente tanta pazienza inizio a sfumare e porto poi lo scuro anche da questa zona qua del mio occhio, in modo da andare a scurire e a incattivire, a innervosire il mio sguardo, che è una cosa che mi piace un sacco fare in drag. Ok, prima di andarmi a mettere eyeliner e tutte queste cose qua, vado prima a creare la sfumatura sulla rima ciliare inferiore e vado a utilizzare gli stessi colori che ho utilizzato sopra nello stesso ordine, quindi Brownie, Drama e poi Gotham. E per fare questa cosa qui utilizzo un pennello da sfumatura abbastanza ampio, però neanche troppo, fatto così, non so se si vedrà mai. Comunque questo qua è di Makeup Addiction Cosmetics ed è il Controlled Blender, e vado a utilizzare un pennello così grosso in questo punto qua perché tanto la sfumatura che faccio al di sotto del mio occhio è particolarmente grossa, quindi non mi preoccupo più di tanto. Una volta finito di sfumare il tutto, è il momento di andare a fare la magia, e la prima magia che vado a fare è utilizzare l'eyeliner nero e vado semplicemente a realizzare uno smokey, vado semplicemente a scurire di più tutta questa parte qui della mia palpebra mobile e la mia rima interna, solo la parte finale perché la parte interna la andrò a sbiancare successivamente quando andrò a fare anche la mia half cut crease, utilizzando l'AMC Gel Liner di Inglot, questo qua nella tonalità 77, e un pennello a lingua di gatto del genere, come praticamente quelli che ho utilizzato durante tutto il video, vado a bam, scurirmi. Vedete la differenza di nero che intendo? Ci sono degli ombretti che ho nella mia collezione che hanno questa intensità, tipo quello all'interno della Soft Glam di Anastasia, quello all'interno della Prism di Anastasia, oppure il Primal Color di NYX Professional Makeup nella tonalità Hot Black e tanto nero. Ok, a questo punto qua posso passare alla mia half cut crease, la voglio realizzare con una tonalità bianca, quindi non voglio andare a utilizzare un colore scimmerino all'interno della palette perché non ce n'è nessuno abbastanza chiaro per andare a farmi un punto luce, neanche questo qua che si chiama champagnino mi piacerebbe messo qui sulla mia palpebra mobile, lo so già, perché non mi andrebbe ad aprire abbastanza lo sguardo tanto quanto può fare una half cut crease completamente bianca. Quindi lo so che è un pochino di cheating questo, dovrei provare un pochino di più la palette, però you know, that's not how I feel. Non voglio andare a utilizzare ombretti che so che potrebbero non piacermi sui miei occhi con questo tipo di trucco e quindi autosabotarmi, quindi cercate di capire che voglio cercare di rendere al meglio questa palette in questa tematica qui drag. Li vado ad utilizzare come correttori, come prima cosa Tarte Shape Tape che mi è arrivato giusto questo pomeriggio qua e lo... Adoro. E poi l'Ever Liquid Lipstick di We Makeup nella tonalità 82, in modo da rendere tutto bello bianco, e poi andrò a utilizzare questo rossetto liquido anche qui in questa zona per andare a sbiancare il tutto. Allora, io solitamente per andare a realizzare le mie half cut crease bianche vado ad utilizzare prima un correttore bianco e poi il rossetto liquido bianco. Questa volta qua voglio utilizzare Tarte Shape Tape perché rispetto al Locket Concealer di Kat Von D è molto molto più coprente, quindi voglio un pochino vedere come se la giocano. Ok, una volta applicate anche le ciglia finte, per quanto riguarda l'applicazione delle ciglia finte da drag, l'unica accortezza che bisogna avere è cercare di metterle il più verticali possibili e il più inclinate possibili, in modo da liftare ancora di più lo sguardo. E ora posso passare alle labbra perché il makeup occhi è finito e ho acquistato un rossetto liquido di Clio Makeup Shop ed è il colore Fire Kiss, quindi quello rosso fuoco. E voilà, questo qui è il look completo una volta giunta la parrucca e le unghie, e sono molto molto contenta di quello che è uscito fuori perché non mi sarei
mai, mai aspettata di riuscire a fare qualcosa. Per quanto riguarda i miei pareri su questa palette qua, dal punto di vista del packaging non mi fa tanto impazzire, per il semplice fatto che per il costo che ha non avere uno specchio. Per quanto riguarda la formulazione degli ombretti, allora mi piacciono veramente un sacco per il semplice fatto che si sono sfumati da Dio sopra alle sopracciglia coperte con la colla, e questo è un grande punto a favore. L'unica cosa che ho da dire per quanto riguarda la formulazione degli opachi di questa palette è che non sono propriamente opachi, ovvero sono satinati, e un pochino si può percepire dalla luce che emana il punto più alto della mia arcata sopraccigliare. Per quanto riguarda il rossetto liquido rosso, questo qui è il rossetto liquido rosso migliore che io abbia mai, mai, mai provato. Mi piace un sacco la texture, mi piace un sacco il fatto che renda le labbra un pochino più plumped. L'ho tenuto 6 ore, l'ho provato su mangiando, bevendo, parlando un sacco, è rimasto lì dove doveva rimanere, non è andato nelle pieghe, non si è spezzato, non è andato in giro per la faccia. E quindi nulla, siamo giunti così alla fine di questo video. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato utile, che soprattutto il look finale con cui io me ne sia uscita vi piaccia. E se così è, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commentino cosa ne pensate di questo look, e se per caso acquisterete questa palette di Clio una volta che avete visto che comunque certe determinate cose le riesce comunque a fare, nonostante il suo livello di essere basica. E detto questo, thanks for watching!